Ogni mosaico racconta una grande storia attraverso piccoli frammenti. Prendendo questa definizione alla lettera, il visual designer greco Charis Tsevis ha creato uno stile unico, sovrapponendo centinaia di oggetti e immagini che costituiscono una specie di biografia della persona rappresentata. Il suo lavoro è un successo mondiale. Dalla tradizione greca ha trovato l'ispirazione per dare una risposta creativa alla crisi. Lo abbiamo incontrato nel suo studio appena fuori Atene, dove con un semplice computer gestisce clienti sparsi nei quattro angoli della terra. Dai tempi di antichità i greci facevano navi e andavano via. E costruivano nuove strade commerciali, nuove route commerciali. All'inizio degli anni 2000 ero ancora in un bivio. Pensavo ai tempi di allora di lasciare Grecia, forse di cambiare il mio modello, forse non mestiere, però di cambiare il modello del mestiere, il mio modo di fare. E pensavo che forse il modo più giusto, se io volessi rimanere qui, però trovare un mercato migliore per me, sarebbe di creare una nave virtuale. Il mio mare sarebbe stato l'internet, la rete, e la mia nave virtuale sarebbe il mio Mac. C'è stato un incidente che, per mia fortuna, mi ha aperto gli occhi. C'era un ragazzo di 16 anni che ha preso una mia immagine che avevo messo su Flickr, sull'internet, e l'ha postata su un sito che era molto popolare in 2006. La mia immagine ha avuto così tanto successo che migliaia di persone si sono indirizzati al mio sito. Mi ricordo in 3 ore 45.000 persone hanno cliccato la mia immagine. In una sabato sera, che sabato sera è il tempo di meno traffico su internet, era impressionante, era un numero pazzesco. Allora ho detto, ok, questa è proprio la strada, questa è la strada che mia nave virtuale deve prendere. Era il tempo che i social media erano cominciati a diventare quello che sono diventati oggi. Io li ho cercato di studiarli, di capirli e di farli lavorare per mio interesse. Gli elementi che costruiscono un mosaico devono aprire un dialogo, devono avere un rapporto vero con la persona che descrivono. La materia prima può essere fotografie, può essere disegni, può essere forme astratte. Passo molto tempo a raccogliere questa materia prima, perché la materia prima, secondo me, è più o meno come in cucina. Se hai delle materie buone, fai un cibo buono, fai un piatto buono. Sono scelti con tanta attenzione perché vogliono che rappresentino veramente la persona del ritratto. L'immagine che proprio mi ha cambiato la vita è questa qui. È un ritratto di Steve Jobs fatto di icone, di software. Io avevo questo interesse per la storia dell'informatica e particolarmente della storia di Apple. E Steve Jobs era qualcosa come un eroe per me. Se vi ricordate, prima dei Mac, dovevi imparare per usare un computer, dovevi imparare prima e poi usare. Con il Mac tu usavi, giocavi ed imparavi mentre giocavi. E se facevi uno sbaglio, nessun problema, lo potevi cancellare, andare indietro, ritornare a lavorare.
questa idea di un'informatica amichevole, questa aperta, democratica, mi entusiasmava tantissimo. Oh, io amo Atene. Io amo Atene. Amo tutta l'Attica. Non potrei vivere da nessun'altra parte, pertanto. Grecia sta in un incrocio fra tre continenti. Appartiene all'Europa, ma è così vicino all'Asia e nel Medio Oriente. Non appartiene al Medio Oriente, ma è influenzata moltissimo dal Medio Oriente. Non appartiene all'Africa, ma è influenzata abbastanza dall'Africa. Ha influenzato tutta Europa e il caso interessante adesso è che l'Europa viene a influenzare Grecia. La crisi è una cosa brutta. La crisi è triste, c'è gente che soffre e questa gente non è colpevole. Però, anche se strano, sì, la crisi sveglia la gente e essere svegliato è utile e rimanere sveglio è utile. E la crisi aiuta a capire quali sono i tuoi valori veri. Quali sono i valori che resteranno? C'è questa frase del famoso poeta Elitis che dice che se tu scomponi la Grecia alla fine rimane un ulivo, un'uva e una nave. Questi sono i tre elementi che tu hai bisogno per ricostruire tutto il paese. Allora questo mosaico si è fatto per una iniziativa a non profit di grafici greci ed è una bambina di 2 anni all'età della crisi che sorride ed è composta da questi tre elementi. La scritta di Elitis si è messa e si è messa pure una semplice frase che dice «Fatin sana fiaxo», che vuol dire «la rifarò e la ricostruirò». Ed è la speranza che una bambina, simbolicamente una bambina, ricostruirà il paese con questi tre semplici elementi.